Just Died in Your Arms, nella mattinata ormai quasi pomeriggio di Radio Sound. Sono infatti da poco passate le 13.30, ringraziamo come sempre la nostra redazione per le ultime notizie locali, redazione che tornerà tra poco meno di mezz'ora con l'informazione dall'Italia e dall'estero, poi alle 14.30 il consueto appuntamento con l'approfondimento di Radio Sound. Madame Messier, che succede il mercoledì dopo le 13.30? Succede che si apre ufficialmente l'appuntamento con il Bakery Time, il nostro consueto appuntamento del mercoledì con il basket di Piacenza, ed è con molto piacere che do oggi il benvenuto per la prima volta a Radio Sound all'allenatore della Bakery Piacenza, Stefano Bizzozzi. Buongiorno coach. Ecco, vieni qui vicino a me, perché già sta vicini, come dico la striscia alla notizia. Grazie, buon pomeriggio. Allora, benvenuto a Radio Sound. Subito fare i puntati sul campionato, coach, su questa primissima parte del campionato, tolta una parentesi non tanto di basket giocato, devo dire che la partenza è stata proprio quella giusta, no? Ma sì, la squadra ha cominciato seriamente, ha lavorato sempre molto bene fin dall'inizio della preparazione, e questo non vuol dire che uno poi vince le partite con sicurezza, con certezza, però è un buon viatico per tutto quello che verrà, se non altro per avere la coscienza tranquilla qualsiasi cosa succeda. Diciamo che fino adesso le cose sono andate bene, noi speriamo che continuino, speriamo di continuare ovviamente a far bene, sappiamo che adesso è un momento buono, saranno dei momenti meno buoni. La cosa importante è mantenere la massima umiltà, rimanere assolutamente con i piedi per terra e continuare a lavorare bene in palestra cercando di dare sempre il nostro massimo. Ci saranno momenti, come in tutti i campionati, insomma, ci sono anche magari momenti di calo, ci si augura di no, però uno li mette anche in preventivo. Una partenza così può anche quindi significare aver messo un po' di fieno in cascina? Beh, sicuramente questo sì. Adesso dobbiamo mantenere questo fine in cascina, cercare di aggiungerne anche altro, affrontare gli avversari sempre con il massimo rispetto, perché sappiamo appunto che le insidie sono dietro l'angolo. Fino ad adesso siamo riusciti anche a supportare abbastanza bene con il contributo di tutti le due importanti assenze che abbiamo, cioè di Gigi Dordè e di Fabio Cuccarese. Dobbiamo continuare a rimanere molto molto concentrati da questo punto di vista e a fare in qualche modo di necessità virtù come abbiamo fatto finora. Molto bene, grazie intanto a Stefano Bizzozzi con il quale abbiamo iniziato questa chiacchierata, questo appuntamento di oggi con Bakery Time. Non manca la musica, quella di Manica Iani in questo caso. Iane nel quasi pomeriggio di Radio Sound, tarda mattinata, siamo lì, coach Bizzozzi, siamo sul crinale, sul confine tra la mattina e il pomeriggio. Oggi lavorate voi, sì, allenamento? Nel nostro caso siamo tra un allenamento e l'altro. Ah, oggi doppietta? Del mattino, sì, tra l'allenamento del mattino, fatto questa settimana, di mercoledì e non di martedì e giovedì come al solito, sino alle 4:30 che ricomincia il secondo allenamento della giornata. Ecco, e qui mi si apre, volevo chiederti tutt'altra cosa, però mi hai buttato lì uno spunto. Com'è la programmazione degli allenamenti durante la settimana? Cioè, la modifichi di settimana in settimana a seconda di quello che recepisci dal campo, o comunque c'è una sorta di scheletro base? Ma c'è uno scheletro base, noi di solito facciamo tutti i giorni e due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, teniamo il mercoledì per fare del lavoro individuale con alcuni giocatori. Il lunedì è libero di solito, però succede come in settimane come queste dove abbiamo speso molto la domenica, che preferiamo fare un allenamento soltanto al mattino, fare tutti i pomeriggi e poi giocare il sabato. Ovviamente anche il giorno della partita noi facciamo un allenamento al mattino. Qual è l'approccio di coach Bizzozzi nei confronti dei giocatori? Tipo sergente Hartman di Full Metal Jacket o una via di mezzo? Come se tu ti dovessi definire, fare una sorta di tuo identikit per chi non ti conosce, non ti vede nel lavoro in palestra, nella quotidianità, quale? Ma direi che cerco di essere il più possibile me stesso, quindi non ho un approccio. Io considero veramente molto importante il rispetto verso le persone, non potrei trattare i miei giocatori senza rispetto, quindi credo di essere molto tranquillo. Tra l'altro questo è un gruppo di ragazzi che veramente si impegnano moltissimo, e quindi da questo punto di vista non ho
quasi mai niente da eccepire, e quindi assolutamente lascio molta libertà veramente ad essere se stessi. I giocatori devono provare a essere sempre il loro meglio. Delle volte un allenatore troppo severo, troppo duro condiziona o provoca dei cambiamenti nella personalità, io questo non lo vorrei mai, e quindi sono molto tranquillo. Uno dei grandi acquisti di questa nuova stagione sei proprio tu, coach. È annunciato a giugno, insomma, il tuo arrivo, un contratto biennale, quindi anche, come dire, la possibilità di sviluppare un progetto. Qual è stata la molla, la scintilla che ti ha portato o vi ha portato reciprocamente a questa nuova avventura insieme con il tuo arrivo qui a Piacenza? Beh, direi davvero il progetto, poi speriamo di realizzarlo al meglio, ma il progetto prevede un'attenzione a 360 gradi, a cominciare dai giovani, ad avere un'attenzione al settore giovanile, ad avere una squadra che ha in sé sì delle caratteristiche di esperienza, ma anche con ragazzi che vogliono affermarsi. Direi questo, un progetto. Mi sembra che quello che mi aveva messo a disposizione, quello che mi aveva illustrato il presidente Beccari, fosse proprio questo. Io credo di essere un allenatore più di progetto, e quindi mi è piaciuto, l'ho accettato molto volentieri. Peraltro devo ringraziare di questo, devo ringraziare anche chi mi ha chiesto, il presidente Beccari, di far parte di questo appunto, progetto, di questo programma. Infatti, appunto, proprio su questo passaggio ti volevo chiedere l'importanza, il peso specifico di avere la possibilità di programmare. Oggi il programma, il progetto, cioè quindi la possibilità di sviluppare, come dire, la crescita, non tanto con i tempi magari della crescita di un pargoletto, perché non è un pargoletto una squadra di professionistica, di sportivi, e ci mancherebbe altro, però il peso specifico di questa possibilità, non hai un anno di tempo, devi arrivare subito, cioè la possibilità di fare un percorso. Ma sì. Diciamo che l'idea del percorso è legata non tanto ovviamente ai risultati, che noi speriamo siano i più positivi possibili, ma proprio al fatto di consolidare una struttura che ti permetta poi, qualunque sia il tuo livello, di mantenerlo e se possibile di migliorarlo. Quindi da questo punto di vista credo che il terreno sia molto fertile a Piacenza. Molto bene, allora noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra un attimo con la novità di Radio Sound, il New Sound, il nuovo singolo di Alex Britti, perché fuori onda stiamo parlando di musica con il coach Bizzosi, e poi chiaramente continueremo questa bella chiacchierata dentro Bakery Time. Alex Britti in questo suo nuovo singolo si chiama Perché, all'interno di questo appuntamento con il New Sound di Radio Sound. Novità ogni ora, non ci siamo fatti mancare nemmeno questa nuova produzione di Alex Britti, oggi in compagnia di coach Stefano Bizzosi, allenatore della Bakery Basket Piacenza, con il quale stiamo facendo proprio una bella chiacchierata, on air ma anche off air, anche fuori onda, parlando anche di musica, di tante cose 360 gradi. Torniamo un attimo però sul campionato con coach Bizzosi. Allora, una bella partenza, abbiamo detto, il giusto approccio della squadra, anche diciamo più personalmente, come Stefano Bizzosi si è avvicinato alla realtà di Piacenza. Prima di guardare il prossimo impegno in campionato, ti volevo chiedere, secondo te in questa primissima parte, detto che piedi sempre incollati, imbullonati a terra, qual è stato la marcia in più, l'arma in più della tua squadra? Ma io credo la coesione, in qualche modo questa è una squadra molto coesa, è uno degli aspetti importanti, direi tra gli aspetti principali in questi ultimi anni, proprio nella mia esperienza, è proprio la sensazione che i gruppi migliori, come chimica, anche proprio come rapporti interpersonali, sono poi i gruppi che riescono a sopperire magari anche i piccoli momenti di difficoltà. Quindi direi che la coesione dei ragazzi è un aspetto molto molto importante. Di questo sono contento, perché come abbiamo detto spesso anche durante il precampionato e nella scelta dei giocatori, prima che non fosse tecnica la scelta, abbiamo cercato che fosse una scelta sulle persone, e quindi da questo punto di vista è una cosa buona. Alla fine di ogni stagione quello che ti rimane fondamentalmente, io per la mia esperienza dico, non è tanto quanto puoi avere vinto, ma ti rimane i rapporti che hai avuto con le persone, quindi questa è una cosa che io ritengo fondamentale, e molto spesso appunto, come dicevo, la coesione e il
buoni rapporti all'interno dello spogliatoio ti fanno anche essere sufficientemente vincente. Fari di nuovo puntati sul campionato, reduci da una vittoria, però il ruolino non si ferma. Beh, adesso abbiamo un'altra partita importante con Sant'Arcangio, ma tutte le partite sono importanti. Non voglio neanche pensare di guardare la classifica, sono pari classifica, è vero, però è inutile guardare troppo presto, non ha molto senso. Io continuo a dire ai miei giocatori che dobbiamo guardarci dentro principalmente e cercare di battere ogni domenica noi stessi, perché tanto gli avversari avranno sempre una maglia diversa dalla nostra. Identificarla per poter dire questa è difficile, quella è facile, sarebbe un errore clamoroso. Ripeto, con la massima umiltà dobbiamo rimanere, dobbiamo pensare di ogni volta battere noi stessi ed essere sempre migliori se è possibile. Gioia e dolori della posizione in classifica, il fatto che stiate diventando o siate diventati ad oggi comunque, essendo leader di classifica, la squadra da battere, è una difficoltà in più? Ma sicuramente non siamo sottovalutati, questo è ovvio, questo ci fa anche piacere da un certo punto di vista, perché noi siamo contenti di giocare le partite importanti e ci piace che ogni partita la consideriamo importante allo stesso modo, ripeto, e quale sia il colore delle maglie che affrontiamo. È ovvio che ci dà una responsabilità in più, ma di questo siamo anche ben felici. Molto bene, allora Stefano Mitozzi, siamo giunti al termine praticamente dell'appuntamento di oggi con Bakery Time. Stavo guardando, ormai è giunto il momento, era pronto Take Me to Church, una canzone bellissima di Auger, la recupereremo magari all'inizio della quarta ora di Sound Kitchen, tra un attimo l'ora esatta. A me non rimane altro a questo punto che ringraziarti per la bella chiacchierata di oggi insieme a noi. Tornerai a trovarci prossimamente? Beh, volentieri. Promessa. Ecco, ultimissima cosa, visto che ho ancora 20 secondi a disposizione, oggi pomeriggio allenamento massacrante o una giusta via di mezzo? Oggi pomeriggio direi una giusta via di mezzo, però come primo allenamento della settimana, primo secondo.